No, l'anno è stato positivo perché abbiamo intercettato più situazioni di necessità, di disagio. E sono stati messi molti più provvedimenti di ammonimento rispetto agli anni passati. Ma come dicevo prima, siamo ben consci di un problema non risolto, di questioni molto gravi che restano e tornano e su cui dobbiamo per forza di cose fare di più. E la firma di questo protocollo ha come obiettivo proprio quello di fare di più, intervenendo oltre che a tutela delle donne per tutte le attività di prevenzione che a vari livelli si fanno, anche sugli uomini, che sono nel 99% dei casi coloro che si rendono responsabili di violenze o di attività di molestia, di stalking, e intervenendo per fare in modo che dopo l'ammonimento, il provvedimento appunto formale di ammonimento che il questore fa, possano essere indirizzati da specialisti che li possano indurre a un ravvedimento e a un cambiamento di condotta, e in questo modo si salvano delle situazioni complicate che a volte portano addirittura, come sappiamo bene purtroppo, anche a degli omicidi.